La terza categoria di verbi che si costruiscono con il nominativo e l'infinito è costituita dai verba iubendi, ossia i verbi che significano ordinare, comandare, proibire, vietare. Consideriamo questo esempio liberamente adattato da un passo del De Bello Gallico. Milites iussi sunt è la principale. Traducendo alla lettera avremo: i soldati furono ordinati. Dalla principale dipende l'infinito presente prosequi, da prosequor, che qui significa spingersi in avanti, inseguendo. Quindi la traduzione letterale della frase è la seguente: i soldati furono ordinati di spingersi più avanti, longius, nell'inseguimento. Si tratta di una traduzione operativa che serve soltanto a farci capire come funziona la costruzione del nominativo e dell'infinito. Per tradurre correttamente in italiano, dovremmo trasformare iussi sunt, sono stati ordinati, furono ordinati, forma personale, in si ordinò, forma impersonale. Il soggetto di iussi sunt, milites, diventa un complemento di termine. Ai soldati si ordinò. Alla principale, ai soldati si ordinò, facciamo seguire la subordinata con l'infinito, di spingersi più avanti nell'inseguimento. Avremo quindi: milites iussi sunt, ai soldati si ordinò o fu ordinato, longius prosequi, di spingersi più avanti nell'inseguimento.